Il momento sportivo per eccellenza, si sa, è rappresentato dalle Olimpiadi. Per questo, in occasione della mostra Pistoia Trasporto e Storia, è stata organizzata una serata che ha visto la partecipazione di molti atleti olimpici pistoiesi, che hanno contribuito a scrivere bellissimi capitoli della storia sportiva della nostra città. Dal tiratore Giovanni Mezzani al bicampione Luciano Giovannetti, dalla nuotatrice Alice Nesti all'ostacolista Giorgio Ballati, passando per lo schermidore Gabriele Magni e per l'ormai pistoiese acquisito Giacomo Galanda. Tutti insieme per rivivere e far vivere al numeroso pubblico presente stupende emozioni a cinque cerchi. Mi rifò alla mostra, no? Avete fatto una cosa meravigliosa perché avete riportato in auge, diciamo, lo sport nostro dei vecchi, e l'emozione è grandissima perché ci avete fatto rivivere oltre, ci avete fatto rivivere quello che abbiamo fatto prima, quello che è successo prima, e a far conoscere a tutta la città quello che è stato lo sport pistoiese. Sono onorata di far parte di questo gruppo ed è una soddisfazione per me vedere comunque le mie gare, le mie Olimpiadi qua, e fa sempre piacere vedere riconosciuto il proprio lavoro. Che sia anche un po' da esempio magari per i ragazzi che anche attraverso la mostra di Pistoia Sport scoprono tante cose che magari non conoscevano di questi sport sempre impropriamente detti minori, ma che poi in realtà non lo sono. Sì, sì, è vero, la mostra è fatta molto bene, infatti io ho un fratello più piccolo che va alle superiori al Pacini, gli ho chiesto di dirlo in classe in modo tale che venga ancora più pubblicizzata la mostra, perché è importante che i ragazzi facciano sport a qualsiasi livello, ma lo sport fa bene per le interazioni, per il fisico, per lo spirito, per tutto, educa a vivere, quindi è giusto che conoscano la storia dello sport, che se ne appassionino e facciano sport.